Chef, ricette, consigli, interviste ai professionisti e le eccellenze del territorio. Allacciate il grembiule, si parte! Ben ritrovati e benvenuti a un nuovo appuntamento con Radio Chef. Oggi una puntata gustosa e dedicata proprio al piacere di passare del tempo all'aria aperta. Infatti si intitola Barbecue Party proprio perché ci occuperemo di organizzare un party in giardino oppure in un luogo all'aperto tra i mille che offre la nostra regione, e organizzare un barbecue, ma anche, perché no, una festa con tante idee, sia per chi appunto ama la carne, per chi invece preferisce la verdura. Ma non possiamo, visto che siamo in estate, non pensare al profumo del mare. E infatti partiamo proprio in bellezza, perché Maria si trova nella bellissima Muggia, precisamente alla trattoria Ai Due Leoni, vicinissima al mare. Allora Maria, vediamo che cosa preparano per noi le nostre Sabina e Andreina oggi. Vai Maria. Maria, non ti sentiamo, e quindi insomma magari riprenderemo tra pochissimo per quanto riguarda la trattoria Ai Due Leoni, per consentire che cosa hanno da raccontarci ovviamente Andreina e Sabina. Intanto io però vi voglio raccontare come potete organizzare un barbecue in giardino oppure in una gita fuori porta, e cosa portare, quali possono essere proprio le nozioni base per un ottimo barbecue. Beh, innanzitutto dovete organizzarvi un pochino un piano d'attacco in base alla location che avete scelto, quindi se siete in giardino vi rimboccherete le maniche e compilerete una lista della spesa. Vi sveleremo tutto questo infatti tra poco, perché saremo dai supermercati Bosco di Trieste per raccontarvi come fare la spesa per il vostro barbecue, e poi una lista degli invitati. Se invece il vostro barbecue è fuori casa, allora la giornata richiederà un po' di impegno, ma ovviamente niente è impossibile, quindi potete assolutamente organizzare il vostro barbecue scegliendo un luogo adeguato che sia idoneo e disponga aree attrezzate. Questo è importante per poter organizzare il vostro barbecue. Quindi la lista della spesa la vedremo poi presso i supermercati Bosco, ma io vi racconto anche invece come organizzare le persone che volete invitare. Anche in questo caso è bene prepararsi una lista e anticipatevi magari il lavoro, quindi magari preparate qualcosa in casa, come ad esempio le verdure di contorno, e potrete dedicarvi soltanto alla cottura ad esempio della carne. O ancora pensate anche a come dividervi i lavori tra le persone che verranno: chi si occuperà per esempio della preparazione dei dolci, chi pulirà l'insalata, chi porterà non so la parmigiana, chi vi aiuterà con il fuoco, chi si occuperà delle bibite. E in questo modo riuscirete a organizzare una festa davvero molto molto soddisfacente. Che cosa però vi voglio ricordare anche in questo appuntamento? Ovviamente, visto che parliamo di barbecue, abbiamo anche pensato alla ricetta di oggi, che potrebbe essere quella di una ricetta anche un po' esotica da portare con voi, e ve la leggeremo tra poco perché sarà quella di Maria Martinez. Intanto diamo un'occhiata e vediamo se riusciamo a risentire Maria da Muggia per raccontarci le ricette della nostra Sabina e Andreina. Maria, ci senti? Vediamo se riusciamo ad andare. No, lui è collegato fuori. Eccoci. Ecco. Eccoci Barbara. Allora, sentiamo un po'. Sì, ci siamo. Continuiamo quindi a raccontarvi di questo menù. Come vi stavo anticipando, siamo alla trattoria Ai Due Leoni di Muggia anche questa settimana, e dopo un mercoledì veramente molto intenso, sapete, giornate di festa, quest'oggi vi presentiamo le novità del menù, vero Andreina? Certamente, guarda, adesso la nostra cuoca è impegnatissima, però mi ha fatto vedere qua già cosa ha preparato. Questo primo piatto, che è una specie di pasticciata con melanzane e filettino di orata, ed è veramente squisito, non lo so se lo riesce a inquadrare, ha un aspetto veramente delizioso. E poi ha preparato come secondo dei gamberoni saltati in padella con della polentina, con il sale e pepe, sono proprio leggermente pepati, ed è, io li accompagnerei davvero con questo buonissimo vino, che è un Lisneris, un fior di campo, ed è un uvaggio meraviglioso. Anzi, ti invito ad assaggiare anche a te un bicchierino di questo vino, e naturalmente se volete pasteggiare con noi siete super invitate a mangiare qua con noi, a fermarvi
con noi. Infatti so che mi state invidiando un po' anche là dalla regia, mentre noi brindiamo, ci riagganciamo anche alla puntata di oggi, Andreina, perché noi parliamo di grigliata e quindi vogliamo sapere anche le vostre proposte in fatto di grigliata di pesce. Certo, noi alla griglia proponiamo sempre del pescato freschissimo, perché tipo la giornata anche come ieri non abbiamo potuto lavorare di sera perché abbiamo venduto tutto a pranzo, quindi da noi è tutto freschissimo, se non c'è non c'è, arrivederci. Finiamo tutto, quindi abbiamo dei riboni, le orate, i branzini. Il pesce è sempre da fare alla griglia e poi facciamo delle grigliate, degli scampi deliziosissimi alla griglia che vanno veramente tantissimo. E i calamari strepitosi che fa la nostra cuoca, la nostra Sabi, sono veramente i calamari grigliati con la polentina, con la salsettina che fa lei, guarda, sono cose veramente da leccarsi i baffi. Queste sono le nostre proposte alla griglia. Mentre io ricordo i contatti, vedi se riesci a beccarla un attimo, secondo te la nostra cuoca può uscire? Vai a ricercarla. Intanto io vi ricordo che siamo a Muggia, state vedendo le immagini anche dal porticciolo di Muggia, perché qui il profumo di pesce, il profumo di mare si sente veramente al massimo, poi seduti su questi bei tavolini, veramente cosa chiedere di più in un giovedì di sole. Adesso vediamo se la nostra chef riesce ad uscire. Intanto vi ricordo che le puntate le ritrovate anche sul nostro, sulla nostra pagina Facebook, il nostro canale YouTube. Eccola, arriva la nostra chef. Intanto, eccola la chef. Buongiorno Sabina. Ciao, buongiorno a tutti, come va? Direi bene, dopo queste tue proposte direi al massimo. Ti ho già spiegato i piatti, Andreina? Ti ho già spiegato. Perfetto, ok. Volevamo solo un saluto da parte della chef. Ciao a tutti, ciao, vi aspetto i due leoni. Grazie Sabina, ricordiamo anche tutti i social e naturalmente vuoi ricordarci Andreina il numero per prenotare? 349 44 37 88 Trattoria Due Leoni, Riva dei Amici, Samuggia in Porticciolo. Questo è il nostro brand che potete vedere, siamo tutti sempre coloratissimi e con i nostri leoni che ci affiancano sempre quotidianamente. Benissimo, grazie a Sabina e Andreina della Trattoria I Due Leoni a Muggia. Io ritorno la linea alla regia perché la puntata è ancora lunghissima e le grigliate da preparare sono tante. Ciao a tutti dalla Trattoria Due Leoni. Benissimo, allora torniamo in studio da Muggia e vediamo qual è la ricetta anche che vi proponiamo oggi, e sono le quesadillas con sciopetin. Ce le manda Maria Martinez e adesso vi racconto anche nel dettaglio di che cosa si tratta. Allora, innanzitutto cominciamo con sciopetin, che in lingua veneta e secondo anche il dizionario veneto, ci scrive appunto Maria, de El Galepin, la sua descrizione corrisponde all'erba commestibile del campo, proprio come i chelites messicani. Ricordiamo che la parola chelite, ci dice appunto Maria, deriva dal termine nautal chilitl, che significa vegetale o pianta tenera commestibile, come ad esempio in Messico i papalos, le verdolagas, i romeritos, gli huanzontel, il pasote, l'acciaia, l'erba e tante altre parole, perché poi sono anche più di 350 in realtà le chelites secondo la CONABIO, che cos'è la Commissione Nazionale per la Conoscenza e l'Uso delle Biodiversità. Sciopetin in Italia viene conosciuto anche come carletti, strigoli, sciopeti e altri. Ci dice Maria, li ho conosciuti proprio in Italia, e questa erba spontanea che nasce in primavera e si raccoglie nei campi, e con essa si preparano anche diversi piatti. Uno molto comune è il riso con sciopetin, una vera e propria delizia. Quindi raccogliere sciopetin o andare a sciopetin è un compito molto piacevole che si può anche fare con i più piccoli. La ricetta che ci propone la nostra Maria sono queste deliziose quesadillas fatte a triangoli e realizzati con le tortiglia di mais nero, sciopetin e formaggio asiago DOP. Questa ricetta tra l'altro è ideale anche come antipasto per una cena leggera. Che cosa vi servirà quindi per 4 persone? 16 tortillas che si possono trovare in negozi etnici e siti online. Lei ci ha detto utilizzato quelle fatte con il mais nero, proposte in questo caso dall'azienda La Morenita
appunto dell'Umbria. E poi quindi vi serviranno 150 g di formaggio asiago, un quarto di cipolla, un bel mazzo di sciopettin, un cucchiaio di olio di oliva e sale quanto basta. Si inizia pulendo bene gli sciopettin, potete lasciarli in ammollo cambiando l'acqua fino a quando non sono proprio ben puliti e a questo punto li scolerete e li asciugherete con un tovagliolo. In una padella con un cucchiaio di olio soffriggete la cipolla tritata finemente e poi unite lo sciopettin. Mescolate un po', aggiustate di sale, abbassate la fiamma e coprite con una padella. Le erbe rilasceranno quindi l'acqua e cuoceranno in pochissimo tempo. E ancora in una padella già calda adagiate le tortillas, mettete sopra qualche fettina sottile di formaggio, poi 1-2 cucchiai appunto di sciopettin, coprite con un'altra tortiglia e dopo 1-2 minuti girerete per cucinare proprio sull'altro lato. Quando saranno pronte le taglierete in 4 parti, le potrete servire calde accompagnate da salse a piacere. Ricetta che potete trovare anche sul blog appunto della nostra Maria Martinez, che si chiama Me Gusta, Mi Piace, e quindi andate a dare un'occhiata perché insomma questa è una ricetta molto interessante che Maria ci ha proposto, la nostra ascoltatrice, la ringraziamo per aver partecipato con noi a Radio Chef. E tra l'altro un'ottima idea anche questa da proporre, perché no, in un barbecue estivo. Mentre veniamo agli appuntamenti del nostro Radio Chef Live, perché finalmente con la situazione migliorata anche noi di Radio Chef usciamo finalmente dai nostri studi per incontrare le più belle aziende del territorio che sono state anche protagoniste delle puntate di Radio Chef. Questo sabato infatti 5 giugno a partire dalle 16:30 saremo presso le Serre Bearzot per presentarvi assaggi d'estate in serra, quindi racconteremo un po' quelli che sono i segreti della cucina davvero dall'orto alla tavola, con uno show cooking che sarà condotto dallo chef Elia Zappulla, che abbiamo con piacere già incontrato qui a Radio Chef e che sarà il protagonista di questo pomeriggio e che vedrà alternarsi insieme allo chef che ci proporrà appunto le sue ricette e anche tanti stuzzichini di finger food insieme alla Lady Cesar B&B. Ci sarà anche Stefano Cosma che ci presenterà i vini da abbinare alle nostre ricette, e ancora non mancherà nemmeno live insieme a noi la nostra super mini chef Giorgia. Ovviamente noi, tutti dello staff di Radio Chef, e voi che verrete a trovarci, vi aspettiamo. Tra l'altro, se date un'occhiata anche alle pagine di Radio.0 o se contattate le Serre Bearzot ad Aiello del Friuli, potrete insomma scoprire di più su come partecipare. Insomma, semplicemente siateci alle 16:30 online o live. E qui con noi a raccontarci un po' in anteprima che cosa assaggeremo e che cosa gusteremo sabato c'è proprio lui, chef Elia Zappulla. Buongiorno, ben ritrovato Elia, come stai? Ciao, buongiorno Barbara, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Molto bene, dai, entusiasta per questa ripresa, insomma, ripartiamo, possiamo vederci, possiamo fare qualcosa, è già tutto bello, sono contento. Infatti lì anche noi siamo felici di ritrovarci finalmente dietro ai fornelli. Vuoi regalarci un'anteprima di quello che ci preparerai sabato, senza svelare troppo ovviamente? Certo, certo. Allora, siamo in una serra, quindi parleremo, visto il periodo, è appena uscito il sole, ha smesso di piovere, quindi parliamo di erbe, parliamo di prodotti che arrivano dalla terra e faremo 4 cose. All'inizio facciamo un risotto con i fiori di zucca e le zucchine. Siamo un po' in anticipo per le zucchine e per i fiori, ma durano insomma tutta l'estate. Riusciremo a fare una bella cosa, un bel risotto già molto profumato. La affiancheremo, lavoreremo le zucchine alla scapece con un aceto affumicato che viene prodotto qui a Capriva. Quindi sarà un po' più particolare di un classico risotto con le zucchine. Lavoreremo poi con dei finger food, faremo una frittata per tutti, ovviamente classica con le erbe, e poi vi presenterò una frittata scomposta che non è nient'altro che fatta da una crema all'uovo abbinato a tutte le erbe che abbiamo poi intorno, almeno 7 di solito quando parliamo di un mazzetto di erbe aromatiche per una frittata. E tanti piccoli consigli, tante piccole chicche, insomma, per riuscire a fare uscire dal contesto della frittata, quella che tutti conosciamo, di rompere le uova nella padella, insomma. Continueremo a lavorare i fiori di zucca, anche per farvi vedere
altri tipi di preparazioni che si possono fare, non semplicemente cuocerlo e metterlo in padella, farlo dentro un risotto. Lo farciremo e lo presenteremo bene come ingrediente principale in un piatto. Poi chiuderò io con un piattino un po' più particolare, che è quello che si basa l'idea del mio ristorante. Insomma, noi facciamo del barbecue il nostro primo metodo di cottura, quindi anche tutto questo, quello che ne risente l'affumicato, il legno, e faremo un piatto vegetariano. Bello. Partiremo da un pomodoro, che adesso inizia, no, il periodo dei pomodori estivo. Prenderò un pomodoro verde e vi farò capire come poter lavorare anche le verdure e gli ortaggi dentro a un barbecue, che solitamente viene usato per fare le grigliate, per fare la carne. Ma che meraviglia! Poi tra l'altro è anche il nostro argomento di oggi, quello del barbecue party e anche tutte le soluzioni, insomma, per organizzare una festa con barbecue in giardino oppure in un luogo all'aperto bello della nostra regione che abbiamo voglia di frequentare. Quindi se noi oggi praticamente anticipiamo e poi tu, Elia, ci darai tutti i suggerimenti in questo appuntamento di sabato. Non mancheremo, assolutamente sì. Elia, sarà un piacere ritrovarci insieme dietro i fornelli e dietro i microfoni, ma racconteremo tutto, e lo ricordo, anche in video sulla nostra pagina Facebook radio.0.it, in diretta sulla nostra radio.0 web tv, sul sito radio.0.it oppure anche sul canale YouTube. Insomma, ci sarà modo anche per chi magari si trova nel resto della regione ma non vuole mancare tutti i nostri consigli e suggerimenti per collegarsi con noi e partecipare, anche perché i consigli di Elia sono sempre ottimi e ci aiutano anche a essere preparatissimi anche a questa estate. Grazie Elia, noi ti ringraziamo, allora ci vediamo sabato e ti auguriamo buon lavoro. Va bene, buona giornata e un saluto a tutti gli ascoltatori, ci vediamo sabato alle 6:30. Ore 16:30. Ciao Elia, grazie per essere stato con noi. Allora, noi torniamo tra poco a raccontarvi tutto quello che vi serve per preparare il vostro barbecue party, con anche delle ricette interessanti. Ad esempio, più tardi vi racconterò come si può preparare una torta sulla griglia o sul barbecue. L'avete mai pensato? Ebbene, vi svelerò tutti i segreti. Prima però, siccome siamo in primavera, quasi estate, bisogna mantenersi idratati. E questo è importante perché ci può sfuggire magari in quelle giornate improvvisamente calde e ci ritroviamo un po' scombussolati, ci gira un po' la testa, siamo disorientati. Ecco, forse non siamo abbastanza idratati, perché i sintomi anche della disidratazione sono davvero quasi impercettibili a volte, oppure semplicemente è difficile associarli. Noi ora vi suggeriremo tante idee prestissimo per bere della buona acqua, acqua di qualità logicamente, per essere idratati ma avere anche tutti i sali che ci servono per affrontare il caldo dell'estate, i primi caldi, ma anche insomma bere qualcosa di piacevole, di profumato, e trovare tutti i modi per essere idratati con gusto. Quindi rimanete con noi perché vi racconteremo delle acque aromatizzate, poi andremo nella bellissima cornice delle Dolomiti con acqua Dolomia, poi vi racconteremo i segreti della birra artigianale e anche di prodotti di qualità della nostra regione. Ovviamente in una festa all'aperto non può mancare un ottimo buffet fatto di salumi di qualità ma anche di ottimi stuzzichini. Rimanete con noi Radio Chef, a tra pochissimo. Diretta Facebook e una YouTube, mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta, ogni giovedì alle 12 e replica il sabato, sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube, Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. We'll be right back.
motive tonight. We're lying right by your side. Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato. Sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube, Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato. Sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube, Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Radio Chef, i segreti della cucina con Radio.0. Ben ritrovati nel nostro appuntamento di oggi con Radio Chef, i nostri segreti della cucina. Più che altro oggi parliamo, anzi adesso, come vi avevo anticipato, parleremo di acqua per raccontarvi, insomma, come potete bere la giusta quantità di acqua al giorno. Beh, innanzitutto vi voglio ricordare quanto importante sia scegliere un'acqua minerale giusta, che abbia i giusti componenti per poter garantire un equilibrio a livello, insomma, salino del vostro organismo. Parlo di calcio, parlo di magnesio, per esempio, ma anche della giusta quantità di sodio, poco, importantissimo, per non incrementare ulteriormente con l'acqua la quantità di sodio che già ingeriamo con i nostri alimenti, però è sempre necessario, soprattutto per riequilibrare appunto il nostro organismo in questi momenti particolari, se sudiamo molto, se facciamo sport, se facciamo sport all'aperto anche in orario piuttosto caldo e con i primi caldi, gli sbalzi proprio di pressione o anche le debolezze dovute alla mancanza magari di un giusto equilibrio salino ci possono capitare. Acqua Dolomia è l'acqua giusta per voi, perché naturalmente sgorga nelle meravigliose Dolomiti friulane e ha anche tantissime caratteristiche perfette per qualsiasi tipologia, insomma, di persona, che siate degli sportivi oppure delle donne in gravidanza o ancora state allattando oppure per i bambini più piccoli, insomma, l'acqua Dolomia va bene per tutto, oltre ad adattarsi a tutte le ricette. Ad esempio, con un buon barbecue io mi sento assolutamente di consigliarvi l'acqua frizzante Dolomia nelle comode bottigliette. Anche, ad esempio, potete scegliere formati più piccoli, insomma, per poter accontentare ognuno ma rispettare anche la normativa anti-Covid. Così ognuno, insomma, può avere la sua bottiglietta. E però vi ricordo anche che, insomma, per bere la giusta quantità di acqua al giorno si può anche, ad esempio, aromatizzarla con qualche profumo.
profumo, con un'infusione da lasciare anche a freddo e da bere quando preferite. Meglio anche se, anzi assolutamente, da utilizzare senza zucchero. Che cosa vi servirà quindi per proporre queste acque aromatizzate che potrete preparare voi stessi? Beh, innanzitutto vi servirà dell'acqua, possibilmente 2 litri, e poi andremo a scegliere il diverso tipo di acqua aromatizzata, ad esempio quella depurativa. Vi serviranno 50 g di zenzero fresco, e poi vi serviranno 20 g di cetrioli e menta quanto basta. Per un'acqua aromatizzata digestiva invece vi serviranno 40 g di lamponi, del rosmarino, della scorza di limone, un limone, mi raccomando che sia ovviamente edibile, 2 albicocche, 20 g di susine, 10 g di lime, un finocchietto selvatico quanto basta per un'acqua aromatizzata rimineralizzante. E invece se volete un'acqua aromatizzata dissetante, allora utilizzerete 40 g di more, 30 g di pesche e noci e del timo quanto basta. Quindi andrete insomma a sbucciare, a lavare tutte queste ingredienti per la vostra acqua aromatizzata. Mi raccomando, se si tratta di rosmarino raccolto per esempio nel campo, e per la frutta è importante sempre che si tratti di frutta biologica. Nel caso delle scorze e degli agrumi, meglio scegliere quelli con la frutta edibile. E a questo punto, insomma, le lascerete nella bottiglia o nella brocca il tempo giusto che l'acqua possa assumere tutte le aromatizzazioni. Quindi faremo riposare almeno una notte la nostra acqua aromatizzata in frigorifero, quindi la frutta e gli aromi rilasceranno i loro profumi e poi la potremo gustare. Per queste acque aromatizzate, tra l'altro, potete, se preferite qualcosa di più movimentato, optare per l'utilizzo dell'acqua frizzante, quindi potrete mixare odori e sapori a vostro piacimento. Tutte le acque aromatizzate, oltre a essere bevute al mattino o in ogni momento della giornata, sono perfette anche per pasteggiare. E infine io vi ricordo insomma anche 7 buoni motivi per scegliere l'acqua Dolomia. Già ve l'ho raccontato perché è importantissima per mantenere l'equilibrio del nostro organismo in questo periodo di passaggio tra primavera e estate. E poi innanzitutto perché è l'acqua delle Dolomiti, che sgorga all'interno del territorio protetto del Parco Naturale, il Dolomiti Friulane, patrimonio dell'UNESCO, è gradevole al palato grazie al suo pH 8 alcalino. È la più ricca di ossigeno, con 10,7 mg per litro, è purissima, infatti i nitrati sono bassissimi, meno di 2 mg per litro, e l'arsenico è pressoché assente. E poi perché l'acqua con il più basso contenuto di sodio, come vi dicevo prima, con solo 0,1 mg per litro, è un po' di sodio comunque, è importante che ci sia. Ed è anche l'acqua per i più piccoli, quindi dicevo adatta a tutte le età e a tutti i periodi di vita. E ancora, tra l'altro, è stato proprio un decreto ministeriale del 25 luglio 2008, precisamente il 3850, a definirla l'acqua adatta per i più piccoli, quindi non lo diciamo soltanto noi. È adatta a tutti e non ha limiti di assunzione quotidiana, perché è un'acqua oligominerale con un residuo fisso di 118 mg per litro. Quindi, insomma, è l'acqua perfetta in più e in tutti i formati per portarla sempre con voi. Per saperne di più, potete andare sul sito acquadolomia.it oppure utilizzare l'hashtag acquadolomia se anche voi insomma la utilizzate per condividere le vostre immagini. Invece noi ora vi portiamo dall'acqua insomma a scoprire qualcosa da condividere con gli amici, però sempre parlando di un'azienda artigianale del nostro territorio, la birra, che ha molte sfumature. E adesso andiamo a vedere proprio lì dove si prepara, e lo facciamo insieme a Martina di Birra Campagnolo. Ben ritrovati cari amici di Radio Chef, oggi vi devo dare una comunicazione importante. Ho cambiato lavoro, ho deciso di venire qui insieme a Martina a preparare la birra Campagnolo, perché sapete, è un mestiere davvero interessante, come la birra ha mille sfumature e mille racconti, per insomma far conoscere anche questi territori. Martina, che cosa stiamo facendo in questo momento? Lo vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori? Sì, allora buongiorno a tutti. Questa è la nostra sala cottura, siamo nel nostro birrificio. E al momento sì, al momento è vuota, perché in realtà le birre stanno tutte nei nostri fermentatori. Abbiamo sono già prontissime, fatto. Sì. Sì, molto veloce, oggi sfidi, veramente. E sono già tutte pronte per essere in realtà bevute, si stanno preparando praticamente, sono tutte molto fresche e prontissime per accogliervi nel nostro beer garden. Abbiamo prodotto le tipologie che più vi sono piaciute nel corso del tempo e anche quelle più rinfrescanti per le
l'estate, insomma, perché ci vuole un po' di birra fresca, appunto. E quindi, appunto, speriamo siamo di pronti. Vedervi, sì, nel nostro beer garden siamo pronti. Dicevo che, insomma, le birre possono anche raccontare il territorio, perché anche birra campagnolo, questa produzione artigianale, ha voluto far parte della strada dei vino e dei sapori di Promoturismo FVG, proprio per raccontare la nostra regione a tutti i turisti attraverso i suoi prodotti e le sue aziende, che raccolgono tradizioni di famiglia, come nel caso di birra campagnolo, ma anche bellissime storie. Esattamente, abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa bellissima proposta dalla regione, e anche perché appunto ci sono moltissime realtà molto simili alla nostra, e abbiamo deciso, oltre a proporre la nostra birra artigianale fatta proprio qui dentro a 5 metri dal nostro beer garden, abbiamo deciso di proporre delle proposte alla fine, sì, certo, in cibo, altrettanto locali, altrettanto caratteristiche, perché saranno tutti prodotti del territorio, quindi cibo, diciamo, da aperitivo, ecco, sicuramente, ma con un tocco locale, con un tocco nostrano. E poi, insomma, se amate la birra artigianale, qui davvero potete conoscere tutte le varie tipologie, Martina, dalle bionde alle particolari, alle scure, le rosse. Vuoi ricordare, sì, quali sono tutti i tipi di birra che proponete? Sì, allora, intanto, comunque, per chi verrà da noi a fare aperitivo con la nostra birra, ricordo che ci sarà sempre qualcuno che vi spiegherà, insomma, quali sono le varie tipologie. Qualcuno probabilmente sarò io, quindi troverete sempre un aiuto se volete capire meglio quale birra può fare al caso vostro. Insomma, ci sarà una cura particolare per la birra e per farvi capire quali sono le nostre tipologie e quali sono le nostre specialità. Le nostre birre vanno dalle più semplici a quelle più caratteristiche, più speciali. Abbiamo le chiare, più fresche per l'estate, che sono ottime. C'è la nostra Weizen, che è una Weizen molto particolare, che Barbara apprezza molto. Barbara apprezza tutte. Ecco, vabbè, perché insomma, bisogna provare tutto nella vita, vero? Verissimo, verissimo. E dopodiché passiamo anche alle birre ambrate, come Bora Scura, che è una birra comunque molto leggera, piace sempre anche a chi piacciono le bionde, magari, ecco, con Bora Scura si va anche sul sicuro. E dopodiché si passa a birre un po' più particolari, per esempio Mille Fiori, che resta molto leggera pur essendo una birra particolare perché ha il miele del Carso, e dopodiché si va sulle birre un po' più strong, quindi Neverin, che è una Scottish Ale, e dopodiché anche Capriccio di Bacco e Striga è una India Pale Ale, una IPA molto forte, e poi c'è Capriccio di Bacco, che è una specialità perché è fatta con l'uva del Re Fosco del Peduncolo Rosso, per meglio dire il mosto d'uva, e quindi viene fuori questa Italian Grape Ale molto molto speciale, che appunto potete trovare nel nostro punto vendita. È probabile che troviate anche me molto spesso qui fuori ad assaggiare le birre campagnolo e darvi tutte le giuste dritte. Intanto io vi ricordo che potete venire a trovare birra campagnolo qui nel birrificio e prestissimo anche nel Beer Garden. Vuoi ricordare dove vi trovate, sì, oltre che anche su tutti i social? Sì, allora ci troviamo in Strada delle Saline 30 a Muggia, nel complesso del Confartigianato. Abbiamo il Beer Garden, ovviamente potete venire a visitare anche il birrificio, e appunto ci sarà qualche cambiamento da chi se lo ricorda nell'anno scorso, ma speriamo di potervi rendere ancora più felici della scorsa estate. Adesso io e Martina dobbiamo andare a preparare le prossime birre, quindi vi salutiamo e restituiamo la linea alla regia. Ciao a tutti! Eccoci, sì, sono tornata, ho preparato tante nuove birre artigianali insieme a Martina, quindi vi invito davvero ad andare ad assaggiarle, però alla fine sono tornata in studio, non sono rimasta lì, ma tornerò a dare una mano alla nostra Martina la prossima settimana, perché ci saranno altre sorprese per voi. Invece oggi abbiamo parlato di barbecue, e quindi, beh, se volete preparare un buon barbecue, sia di verdure che di carne, è importantissimo avere gli utensili giusti, coltelli giusti, affilati, anche per preparare ad esempio il giardino o per sistemare il luogo dove dovete preparare il vostro barbecue. Dove trovarli? Beh, naturalmente alla Fila Utensileria Natisone. Si tratta di un'azienda specializzata proprio nella progettazione, produzione, affilatura e manutenzione di utensili standard e speciali, e anche per appunto progettare o realizzare questi utensili, sia a livello appunto professionale che a livello proprio personale. Non solo, dalla Fila Utensili Natisone si trova anche
anche per tutte le aziende, quindi il settore della ristorazione, ma non solo ovviamente, il servizio di riaffinatura e rigenerazione dei profili taglienti su tutte le tipologie di punte, frese, utensili a lesatori. Grazie proprio alle tecnologie d'avanguardia usate da Filo Utensili in Artisone, infatti è possibile realizzare ogni genere di rivestimento superficiale, eseguire la rigenerazione o la costruzione a disegno di qualsiasi utensile standard o speciale, metallo dura, video, addirittura diamantato. Insomma, l'esperienza poi della Filo Utensili in Artisone arriva dal 1980 tra tecnologia e esperienza nel settore. Inoltre, chi si rivolge alla Filo Utensili in Artisone è certo di trovare innanzitutto la disponibilità della migliore produzione nazionale ed estera di utensili dei marchi leader del settore, svedesi, tedeschi e svizzeri. Poi la cortesia e la disponibilità dell'azienda anche nel post vendita. Consulenze specializzate per tutti i clienti sull'uso corretto di questi utensili, la certezza di trovare sempre una risposta ad ogni esigenza, grazie anche a un continuo aggiornamento in collaborazione poi con le migliori ditte costruttrici di macchine utensili, senza contare che trovate anche dei prezzi assolutamente concorrenziali. E quindi a Filo Utensili Artisone aspetta tutti coloro che avessero bisogno di affilatura e rettifica degli utensili e esegue anche lavorazioni di affilatura su ogni tipo di lame, punte, frese, utensili, sia per il settore normale, privato, e anche per quello aziendale, industriale, per il settore meccanico, metalmeccanico, lavorazione del legno, lavorazione della plastica, con un'esperienza di oltre 40 anni, ma anche per trovare appunto tutto quello che vi può servire per la vostra cucina o per il vostro giardino e la sua manutenzione. Noi invece ora facciamo una piccolissima pausa, perché tra poco, insomma, torneremo in diretta a raccontarvi i segreti di Radio Chef, parleremo anche e soprattutto di cucine, senza dimenticare anche il gusto di portare e offrire magari ai nostri amici, prima del nostro barbecue o della nostra festa in giardino e all'aperto, degli stuzzichini e soprattutto dei prodotti del nostro territorio, oppure dei vini di qualità. Vi porteremo in un luogo bellissimo e vi faremo veramente soffrire e vi tenteremo con i gusti dei prosciutti, dei salumi, dei Friuli Venezia Giulia, ma non solo. Torniamo tra pochissimo a Radio Chef e voi, mi raccomando, rimanete lì perché avremo ancora tante sorprese da raccontarvi. Radio Chef to believe it, tell me what your motive tonight. Tell me what your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta, ogni giovedì alle 12 e replica il sabato, sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube, Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima.
E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta, ogni giovedì alle 12 e replica il sabato, sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube, Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Radio Chef, i segreti della cucina con Radio.0. Rieccoci, siamo tornati in diretta qui a Radio Chef. Come vi dicevo, è tempo anche di parlare di cucine con tutti i consigli che ci dà Maria dalle splendide cucine di Mobili Turina. Sentiamo un po' cosa ci racconta questa settimana. Rieccoci amici di Radio Chef, amanti della bellezza della cucina e naturalmente anche del gusto. Siamo anche questa settimana, Barbara, qui da Mobili Fratelli Turina in via Baiamonti 103 a Trieste per continuare ad aggiornarvi su tutte le ultime tendenze delle cucine. Questa settimana parliamo di piano cottura, induzione o gas. Andiamo a scoprire quindi i dettagli, le caratteristiche di queste questi due classici, diciamo, uno più classico, uno più moderno della cucina, per aiutarvi anche a decidere cosa potrebbe essere meglio per voi. Scegliere il piano di cottura intanto più adatto per la vostra cucina non è così semplice, sappiatelo. Tra le prime cose da considerare, quante persone dovrete andare a sfamare, diciamo così, quante persone andranno a cucinarci, la frequenza con cui cucinerete e che tipo di prestazioni vi aspettate dal vostro elettrodomestico. Iniziamo quindi dal modello a gas. Come sapete esistono vari tipi di piano cottura, il più diffuso e utilizzato è ancora oggi il piano di cottura a gas. Ad esempio vediamo subito un primo scorcio anche dalla cucina Infinity qui alle mie spalle di questo piano cottura a gas con 5 fuochi in vetro bianco della Whirlpool, anche questo in linea con il forno che ha veramente tantissime ricette integrate, perfetto per cucinare. Ma ritorniamo anche alla cottura a gas. Questo elettrodomestico ha un top che può essere realizzato ad esempio tra le varie proposte in acciaio, vetro ceramica e vetro temperato, su cui sono disposti un numero variabile di fuochi da 2 a 5 a seconda delle dimensioni, alimentati a gas metano, GPL, e delle griglie in ghisa o in acciaio verniciato su cui far poggiare le pentole. I tipi di vantaggi anche degli elettrodomestici a gas: il gas ad esempio consente il pieno controllo della fonte di calore o fiamma e la risposta immediata on-off. Sono caratterizzati i fuochi a gas da un design semplice e lineare, sono più semplici da pulire rispetto ai vecchi modelli grazie anche alle griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie, sono sicuri grazie al tasto che permette di spegnere tutti i fuochi in contemporanea e solitamente hanno dei prezzi più contenuti. Tra gli svantaggi invece del piano cottura a gas, sapete, ci sono sempre vantaggi e svantaggi: una maggiore dispersione del calore con un seguente tempo maggiore di bollitura dell'acqua, l'utilizzo proprio del gas e anche una minore versatilità. Spostandoci anche verso Metropolis, dalle mie spalle passiamo al mio di fronte, ciò che sto insomma guardando quasi negli occhi, lei è Metropolis, una cucina proprio caratterizzata intanto dal Phoenix come materiale, un materiale molto moderno, semplicissimo da pulire con grandi caratteristiche, ve l'abbiamo già raccontato anche negli scorsi appuntamenti, ma questa cucina con isola ha un piano di cottura induzione, questa tipologia è più innovativa rispetto alla categoria di elettrodomestici, questo tipo di
piano cottura funziona grazie alla corrente elettrica e ogni volta che si appoggia una pentola con il fondo ferroso sul piano cottura, la bobina in rame si attiva creando un campo elettromagnetico che si converte in calore, che riscalda il fondo della pentola e permette di cuocere i cibi contenuti al suo interno. Sembra molto difficile a sentirsi, ma in realtà è un sistema veramente molto semplice che presenta anche molti vantaggi. Hanno infatti questo piano cottura induzione un design sobrio ed elegante che si adatta a ogni tipo di cucina. Il top li rende facilissimi da pulire, sono versatili e flessibili grazie alla possibilità di unire due o più zone, quindi due o più fuochi, per adattarle al numero e alle dimensioni delle pentole. Non c'è poi dispersione di energia perché la producono solo dove serve e di conseguenza sono molto veloci, anche solo per far bollire l'acqua. Alcuni modelli sono anche dotati di una cappa integrata, ad esempio questo in Metropolis ha una cappa proprio al centro, direttamente nel piano cottura, e questa è in grado di catturare ed eliminare fumi e odori prima che si diffondano in cucina. Quindi anche se avete un open space, questa cappa andrà a catturare tutti i cattivi odori. Tra gli svantaggi, anche qui invece, tra quelli che andiamo a considerare, possono essere utilizzate solo pentole con un fondo ferroso. Quindi se andrete ad acquistare come nuovo anche un piano cottura di induzione, questo, insieme a questo dovrete acquistare anche le pentole giuste per poi cucinare le vostre ricette. Ma parliamo anche di tempi di cottura. Una domanda insomma frequente quando si parla di piano cottura induzione o a gas è: ma ci sono differenze anche quando vado a cucinare le mie ricette? Beh, ci sono delle piccole differenze, soprattutto quando andiamo a parlare di ebollizione dei liquidi. Ad esempio, un litro di acqua che solitamente ci impiega 5-6 minuti a bollire con il gas, come questo fornello qui vicino a me nella cucina Virginia, la cucina shabby chic e country per eccellenza qui da Mobili Fratelli Turina, dicevamo 5-6 minuti su un piano a gas, su un piano a induzione ne impiega appena 3 di minuti a bollire, perché a differenza di quanto avviene nei fornelli a gas, dove parte del calore della fiamma finisce fuori dalla pentola, nell'ambiente con l'induzione non c'è dispersione termica, perché il calore è concentrato in un solo punto, come vi dicevo prima, insomma la base della pentola. Quindi con il sistema induzione il rendimento è nell'ordine del 90%, mentre un fornello a gas arriva intorno al 40-55% a causa dell'elevata dispersione termica. Ma i fornelli a gas, come vedete anche se state seguendo le nostre immagini sui social qui da Virginia, hanno veramente una bellissima linea, un bellissimo carattere. Qui da Virginia abbiamo 5 fuochi della linea SMEG, sempre coordinati con un bellissimo forno, quindi anche dalla prima occhiata veramente rimarremmo sbalorditi. Continuando poi sulla scia del nostro piano di cottura, qui da Natural, la nostra cucina spaziosissima che avrete sicuramente visto nelle scorse puntate, lei con un piano di cottura a induzione, vi diamo qualche dritta, qualche consiglio anche sulla pulizia. Per la pulizia del piano cottura a induzione, la bellezza anche del metodo, di questo metodo di cottura, è che viene riscaldata solamente la padella, la base della padella. L'eventuale calore sulla superficie si raffredda rapidamente, evitate però di far scivolare pentole e padelle sulla superficie del piano cottura, perché può causare graffi, ma la pulizia sarà sicuramente semplice e veloce. Spostandoci infine da Bolgheri, lei con il suo piano di cottura SMEG a gas, anche lei 5 fuochi, chiudiamo parlando dell'usabilità. Il piano di cottura a induzione, come quelli che abbiamo visto prima, se da una parte permette una gestione più flessibile per ciò che riguarda la regolazione della temperatura e i tempi di cottura, dall'altra richiede una certa abilità ed esperienza. I piani a gas permettono invece di modulare la potenza della fiamma con più precisione in maniera più intuitiva per adattarla facilmente alle effettive esigenze di cottura. Ma non ci dimentichiamo anche che per capire quale sia il piano di cottura più adatto alle vostre esigenze dovete considerare intanto quanto tempo dedicate alle preparazioni dei cibi, per quante persone cucinate di solito e quali sono le dimensioni della vostra cucina. Per il resto, comunque, per maggiori dettagli, per avere un consiglio, potete affidarvi sempre agli esperti. E gli esperti qui sono quelli di Mobili Fratelli Turina, che ogni settimana mi insegnano veramente tantissime novità, tutti gli aggiornamenti sulle tendenze delle cucine a 360 gradi, non solo cucine però, anche zona living, soggiorni, camere da letto, bagno, insomma la casa a 360 gradi nelle mani degli esperti. Vi affidate veramente a delle persone di grande competenza. Io vi ricordo che per un appuntamento potete chiamare lo 040 81 5361 e venire a vedere con i vostri occhi le bellissime cucine di Mobili Fratelli Turina. Io vi saluto, ma lascio una domanda anche a Barbara, la nostra nutrizionista. Voi a casa cosa preferireste avere? Magari quello che avete
avete e quello che vorreste. Cucina a fuochi o cucina o piano di cottura a induzione? Fatemi sapere la vostra risposta, anche voi che ci state ascoltando. Scrivetecelo nei commenti. Intanto da Mobili Fratelli Turina è tutto. Io auguro una buona cucina a tutti. Benissimo, grazie Maria da questi suggerimenti, insomma, per la cucina e i piani di cottura. Invece noi, come promesso, andiamo in un luogo gustosissimo, anche perché abbiamo per voi non solo tante novità, ma anche delle idee perfette anche da abbinare a una festa in giardino all'aperto per ritrovare momenti di convivialità che ci sono molto mancati. Infatti ci colleghiamo subito con la Bottega del Crudo di Piazza Goldoni a Trieste, dove c'è Alexia che ha davanti a sé delle gustosissime ricette da proporci. Allora Alexia, sono curiosa, oltre che insomma davvero tentata da quello che ci mostrerai. Sì, allora abbiamo delle novità, abbiamo fatto delle caprese fresche con aggiunta di crudo per l'estate, piatti estivi, poi delle pesche col vino, il melone con il crudo, che sono dei piatti che non vanno mai, insomma vanno sempre. Sì, infatti, sono sempre attualissimi questi piatti, queste ricette. Certo, poi adesso ci siamo attrezzati per fare degli estratti di frutta, di verdura, tutto cose fresche, insalatone, bruschette, piadine, insomma tutte cose un po' più freschine. Poi abbiamo appunto le pesche qua, vi faccio vedere, i bicchieri di pesche con il vino, sì. E poi come sempre abbiamo i nostri fritti di melanzane, zucchine, mozzarella in carrozza, sardoni impanati di giovedì, appunto qua oggi. E poi abbiamo le polpette di carne e verdura, il nostro punto di forza sono i crudi, come sapete, lo svaldo, il San Daniele, dall'Ava, del Bosses, tantissimi tipi di formaggi, soprattutto di capra. Una bellissima e buonissima selezione, Alexia. Tra l'altro, insomma, ho visto che hai anche guarnito questo bicchiere di pesche con il vino, con una fetta di immagine anche. Esatto. E poi si può venire da voi per gustarlo? Ma certo, quando volete vi aspettiamo. Allora non mancheremo, con questo pezzettino di fragola, con la fettina d'arancia, proprio per dare colore, anche perché le pesche con il vino, dovete sapere che possono essere un ottimo aperitivo, una merenda anche, è un dessert favoloso. Sì, sì, certo, sono buoni, poi appunto anche là chi vuole la sua parte, quindi insomma. Adesso poi vediamo affettare dell'ottimo prosciutto crudo di qualità, tra l'altro, come dicevamo oggi nella nostra puntata dedicata al barbecue, alle feste all'aperto, anche immaginate un antipasto di prosciutto crudo di qualità semplice, oppure anche abbinato al melone, Alexia. Sì, sì, quello che abbiamo usato appunto per questi piatti, prosciutto di Parma. Quindi dai, venite a provare tutto, non sarete delusi. Esatto, senza contare che prima ci hai mostrato il reparto gastronomia con tanti piatti pronti, le polpettine, i fritti, anche questi sono degli ottimi take away, diciamo, anche da portarsi per un veloce pranzo all'aperto, oppure adesso magari abbiamo voglia di passare la pausa pranzo in riva al mare per chi può, oppure in un bel prato, in un giardino per stare all'aria, vero? Assolutamente, si può brindare con delle bollicine ormai alle queste nuove riaperture. Esatto, e non dimentichiamo tutta la parte dei vini. Alexia, che cosa ci suggerisci per questi giorni? C'è qualche vino che... Per brindare a queste novità possiamo brindare con buon Bella Vista, dai, così con un po' di bollicine per questo bel periodo. Esatto, Alexia, poi si può anche eventualmente ordinare e poi venire a prendere, oppure anche consegnate il proprio pranzo, il proprio spuntino, perché no, anche un ordine più consistente se fate un aperitivo con gli amici o in giardino all'aperto da voi. Vuoi ricordare tutti i riferimenti, Alexia? Sì, noi siamo in Piazza Goldoni 8, potete anche comunque fermarvi fuori a pranzare, oppure anche all'interno, visto che ora si può, c'è l'aria condizionata per i periodi più caldi, ovviamente. Dai, quindi vi aspettiamo qua. Benissimo, grazie allora Alexia e grazie alla Bottega del Crudo. Ci lasciamo con questa meravigliosa cornice in Piazza Goldoni a Trieste. Seguiteli anche sui social, sulla pagina Facebook e il profilo Instagram, dove propongono sempre i loro ottimi crudi con delle immagini veramente tentatrici. E noi invece vi proponiamo adesso tutti i consigli per una spesa adatta al periodo, ma soprattutto adatta anche alla vostra festa, al vostro barbecue in giardino, il vostro aperitivo all'aperto, cosa dovete acquistare per organizzare insomma un ritorno
trovo. Perfetto, siamo andati ai supermercati Bosco, dove si trova sempre tutto quello che serve. Ben ritrovati cari amici, nuovo appuntamento con Radio Chef, anche oggi siamo pronti per fare la spesa. Questa puntata è dedicata al barbecue party e ovviamente anche alle feste in giardino. Ed eccoci qua allora per raccontarvi tutto quello che vi servirà per una spesa, per una grigliata, un barbecue di quelli da ricordare. Ne abbiamo tanta voglia davvero in quest'estate. Sapete che maggio e giugno sono i mesi della ciliegia, questo frutto gustoso che piace a tutti. Beh, perché non iniziare il vostro barbecue con un ottimo aperitivo alla ciliegia? E ora vi racconterò questa ricetta che arriva proprio dal sito prosecco.wine, è di Danilo Cortellini dell'ambasciata italiana a Londra ed è un prosecco di benvenuto proprio con la ciliegia. Che cosa vi servirà per questo cocktail? 7,5 centilitri di prosecco DOC, 2,5 centilitri di liquore alla ciliegia, uno spruzzo di soda oppure di acqua frizzante, due fettine di zenzero fresco, delle ciliegie fresche per guarnire, un po' di menta che dà quel tocco di verde e del ghiaccio. E il vostro aperitivo di benvenuto con la ciliegia è pronto per stupire tutti i vostri commensali. A proposito di ciliegia, sui social insomma dei supermercati Bosco trovate tante curiosità su questo frutto, ma a noi le racconta invece Maria, pronta per farvi vedere cosa vi aspetta qui ai supermercati Bosco. Maria. È vero Barbara, sulle pagine social dei supermercati Bosco di Trieste abbiamo scoperto tutte le proprietà delle nostre bellissime ciliegie che ho proprio qui vicino a me nel reparto frutta e verdura del punto vendita di Via Coroneo. I supermercati Bosco insomma ci raccontano che le ciliegie fanno bene perché sono ricche di vitamina A e C, sono utili per depurare l'intestino, rinforzano poi le difese immunitarie e favoriscono la bronzatura e poi sono ottime anche per andare a chiudere il vostro barbecue perché si sa, una ciliegia tira l'altra. Ma torniamo anche alla spesa, importantissima per la nostra festa in giardino, il nostro ritrovo all'aria aperta in terrazzo. Cosa vi servirà quindi per il vostro barbecue? Sicuramente della verdura fresca che qui ai supermercati Bosco non manca mai per la vostra insalata, ad esempio come pomodorini, lattuga, del basilico, rosmarino, di cui troviamo anche le piantine fresche, le patate ottime alla griglia, da preparare anche in alternativa prima al forno. E non dimentichiamo i condimenti. Adesso passiamo anche nel reparto condimenti qui alla mia destra e quindi parliamo di maionese che qui si trova anche veramente varia, l'olio sempre quello di buona qualità, olio extravergine di oliva ancora meglio se del nostro territorio, qui siamo nel reparto giusto, e poi sale, pepe, tutte le spezie come il peperoncino che fa anche molto bene alla salute. Qui abbiamo tantissime varietà di tipi di senape, anche quella dolce, ovviamente poi non può mancare anche la nostra salsa barbecue. L'ingrediente principale poi anche per andare a costruire il nostro barbecue è ovviamente la carne, quindi adesso raggiungiamo Barbara per andare a scoprire i segreti della carne. Naturalmente gli ingredienti non mancano e le idee qui a Radio Chef sono sempre tantissime e perfette per ogni gusto, Barbara. Eccoci qua, sì Maria, dove mi trovo? Beh, come sai, come hai detto giustamente tu, per un ottimo barbecue ci vuole la carne giusta e qui dai supermercati Bosco trovate una vasta selezione ricca e gustosa per i vostri barbecue. Quello che vi voglio proporre oggi invece in particolare sono le sovracosce di pollo fatte belle morbide con questa ricettina per un successo assicurato, ma anche per rendere questa carne che piace moltissime persone che magari non amano i gusti di carne piuttosto forti, con un gusto anche particolare, soprattutto morbido. Innanzitutto ci sono dei vantaggi nel scegliere le sovracosce perché sono più carnose ed economiche, più succose, anche senza una salamoia preventiva, e cuociono in modo uniforme e sono anche più semplici da gestire proprio alla griglia. La soluzione migliore è usare un rub. Di che cosa si tratta? Di un mix insomma di spezie che andrà a esaltare le caratteristiche della carne. Cospargeremo questa carne con questo mix di spezie e lasceremo riposare in frigo almeno un paio d'ore, possibilmente già dalla sera prima. Questa operazione trasformerà la vostra carne abbastanza neutra del pollo in un mix di sapori davvero meravigliosi. Una spennellata poi di salsa barbecue renderà indimenticabile questo pezzo di pollo. Se però non potete utilizzare il barbecue, tranquillamente potrete preparare queste fantastiche sovracosce a casa in forno ventilato a una temperatura leggermente più alta, ovvero 150-160 gradi circa. Potrete disporre il vostro pollo in una teglia a metà altezza con la pelle rivolta verso l'alto. Una volta raggiunti i 75 gradi interni, spennellerete con la vostra salsa barbecue, alzerete la temperatura del forno a 180 gradi. A questo punto
attenderete di raggiungere gli 80 gradi interni. Ma io vi voglio raccontare che cosa vi servirà ancora per questa ricettina: un chilo di sovraccosce di pollo, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, 100 ml di salsa barbecue. Per il vostro rub, quindi questo mix di spezie, utilizzerete un cucchiaino di sale, uno di zucchero di canna integrale, un cucchiaino di paprika affumicata, un cucchiaino di senape in polvere, mezzo cucchiaino di pepe nero macinato fresco, mezzo cucchiaino di cumino in polvere, mezzo cucchiaino di aglio in polvere, e poi potrete rifilare eventuali brandelli o eccessi di pelle. Laverete, asciugherete bene con della carta assorbente le vostre sovraccosce, preparerete il mix di spezie da utilizzare in una ciotola con tutti gli ingredienti del rub. A questo punto spennellate le vostre sovraccosce con l'olio, cospargerete il mix di spezie sulla carne da entrambi i lati in modo più abbondante dalla parte della pelle. Riponete in frigo per almeno un paio di ore, meglio la sera prima. E poi che cosa farete? Preparate il vostro barbecue per la cottura, stabilizzate a 120-130 gradi circa, pulite bene la griglia con una spazzola che aiuterà il pollo a non attaccarsi. Poi disporrete le sovraccosce sulla griglia dal lato del calore indiretto, pelle mi raccomando rivolta verso l'alto, aggiungete sulle braci o lo smoker box per dispositivi a gas in legno per la affumicatura, chiudete il coperchio, chiudete fino ai 75 gradi interni, come sempre vi ricordiamo, meglio dotarsi di un termometro a sonda che lascerete inserito nella carne. Poi, raggiunta la temperatura, spennellerete con la salsa barbecue le vostre sovraccosce, chiudete il coperchio, attendete che la carne raggiunga la temperatura di 80 gradi. In questo lasso di tempo potete spennellare più volte la salsa barbecue. Questo passaggio, che pure è opzionale, però sappiate che vi permetterà di ottenere insomma un pollo davvero gustoso. Una volta pronte, trasferite le sovraccosce su un tagliere, lasciate cuocere, appunto lasciate riposare 10 minuti senza coprire prima di servire. E poi qui abbiamo anche una bellissima selezione di formaggi, anche i formaggi vi ricordo sono un'ottima proposta proprio per le vostre grigliate, i vostri barbecue. E ci sono alcune tipologie di formaggio che hanno anche sono molto più adatti appunto alla griglia. In questo caso potete provare con le scamorze, il caciocavallo, anche l'emmental, ideale per creare spiedini misti di formaggio e pane che accompagnerete alle verdure, e vanno preparati con dei quadretti di formaggio a pasta dura o semidura di almeno 1 cm e larghi 3 cm. Cottura che deve essere piuttosto rapida e veloce per il formaggio, mi raccomando. Ma una volta che abbiamo pensato a cosa mettere sotto i denti, è importante anche sapere come appunto addobbare la nostra grigliata e trovare tutto quello che ci serve anche per poter gustare tutte le delizie del nostro barbecue, Maria. Giustissimo, Barbara, non dimentichiamo tutto ciò che ci serve per mangiare e arredare anche la nostra zona barbecue. E qui ai supermercati Bosco di Trieste non devono assolutamente mancare gli ingredienti giusti. Ad esempio parliamo di bevande, quindi alcoliche e non alcoliche, i piatti di carta, tovagliolini, posate usa e getta, meglio se biodegradabili e compostabili come quelle che troviamo qui ai supermercati Bosco della linea Mondo Pulito, e poi tovaglie da picnic, snack vari, il ghiaccio per le bevande, anche qui potete attrezzarvi al meglio perché ci sono i sacchetti comodi e pratici per preparare il vostro ghiaccio. Vi basterà inserire dell'acqua e metterli direttamente in freezer, una bella idea anche per poi averlo subito a portata di mano. E poi il propano e le carbonelle, l'accendifuoco rapido, le buste per raccogliere i fiuti e i rotoli di carta da cucina per andare a riparare eventuali danni. E poi, se siete fantasiosi, potete organizzare anche un barbecue party a tema, scegliendo un unico colore oppure ad esempio dei temi particolari. Un qualche esempio che abbiamo pensato noi è quello hawaiano, oppure un tema mare. Altro aspetto importante è la lista degli invitati. Cercate magari di dividervi i compiti per non accaparrarvi tutto voi, tutte le faccende da fare, e avere quindi anche una giornata più divertente in compagnia. Ebbene, insomma, avete capito che la parte più importante per il vostro barbecue party è quella della spesa, da fare ovviamente ai supermercati Bosco. Noi in questo momento ovviamente ci troviamo nel punto vendita di Via Coroneo, ma vi aspettano anche a Trieste, in Piazza Goldoni 10, in Via Sette Fontane 51/1, in Via Ruggero Manna numero 1, in Via Franca 4/2, in Via Orlandini 1, in Largo San Tommaso 2/3 a Opicina, in Via Concordia 6. Oppure, se avete bisogno anche di qualcosa in più per il vostro barbecue o per il vostro giardino, c'è il Brico Center Bosco di Via Giulia. È tutto per oggi, non mancate la prossima settimana perché vi racconteremo tutto quello che vi servirà per organizzare un aperitivo in riva al mare. La linea ritorna allo studio.
Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta, ogni giovedì alle 12 e replica il sabato, sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube, Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta, ogni giovedì alle 12 e replica il sabato, sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube, Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Giulia. Mixiamo il tutto. Radio Chef, i segreti della cucina con Radio.0. Ben ritrovati cari amici di Radio Chef, ma dove siamo adesso? Ve lo racconto io per chi non ci sta seguendo sulla nostra pagina Facebook oppure sulla nostra RPZ Web TV. Ci troviamo nelle cucine di Odio il Brodo, perché il nostro Andrea finalmente, insomma, tornato alle consuete modalità, sta preparando qualcosa di buono e di gustoso. Allora Andrea, intanto ben ritrovato e ben ritrovato tutto Odio il Brodo. Ci siamo sentiti un po' di tempo fa quando eravamo nella modalità sport, adesso finalmente salutiamo i tempi di ritrovare la serenità. Ben ritrovato Andrea, ciao! Ciao a tutti, ciao ragazzi! Allora Andrea, raccontaci un po' intanto come sta andando, come ti senti prima di quest'estate, sei pronto? Tutto bene, siamo bene, abbiamo riparto pranzo, adesso pian piano ci sarà sempre più affluenza, speriamo. Ma qua abbiamo iniziato da un paio di giorni col primo giugno una collaborazione con il bagno Le Ginestre e quindi portiamo i nostri prodotti direttamente in spiaggia
ogni giorno hanno prodotti freschi cui consumare, chi è appunto a prendere il sole sul lettino, insalate, burriti, panini, quant'altro. E come ogni mese, oggi il panino nuovo del mese. Abbiamo fatto un panino nuovo che ricorda un po' più l'estate, si chiama Understanding Stand, lo trovate qui, guarda, sulla lavagna, con tutti i prodotti. Vedi? Eccoli, vediamo benissimo. Eccolo, questo qua c'è il pollo fritto marinato nello yogurt e zafferano, un passato di pomodoro giallo, una maionese al basilico, dei semi croccanti di semi e zucca, la ricotta di zigari e le olive assaggiate, è servito con le patate fritte. Ottimo! E poi anche la coscia di pollo, l'ananas, dopo abbiamo il nostro piatto adesso che stiamo lanciando, un'insalata fredda con le patatine fritte, la coscia di pollo in Thai style, quindi viene marinata nel succo d'ananas e soia, servito con la salsa piccante thailandese, coriandolo e lime. Un ottimo primo piatto. Adesso vi unico, faccio leggero. Vedere l'understanding panino. Ciao ragazzi, ciao. Sì, scusate, che siamo in diretta. No, tranquilla. No, certo. E allora, invece tu... Chris, mi passi la coscia? Dimmi, scusami. E allora tu adesso ci racconti del panino e ce lo prepari in live. Ve lo preparo in live. Sì, abbiamo la nostra ciabattina classica, il nostro... Grazie. Abbiamo il nostro pane, mais e grano caldo nel nostro fornetto. Abbiamo della maionese al basilico. Abbiamo la ricotta condita con sale, olio d'oliva, sale e pepe di Ziderich, qua del nostro carcio, delle olive taggiasche tritate. Abbiamo la nostra pizza di pollo che viene prima, viene marinata nello yogurt e zafferano, viene fritta nella nostra impanatura croccante, viene messa nel panino, servita con la salsa di pomodoro gialla, una salsa di pomodoro cotta pochissimo, cotta 5 minuti. Viene cotta con del cipollotto, zucchero di panna, olio d'oliva e sale. Viene raffreddata, battuta immediatamente, viene servita nel panino. Abbiamo i semi croccanti e abbiamo il panino nuovo del mese. Guarda, adesso ve lo faccio vedere tagliato dentro, che così... Eccolo qua. Che delizia, ma veramente, anche cioè, un panino ma di qualità, insomma. Abbiamo, sì, abbiamo provato ormai, cerchiamo di fare tutto, esatto, con criteri da ristorante, con la massima, cerchiamo di stare attentissimi ai prodotti, alla qualità e alla confettura dei panini, e facciamo servizio sempre, ricordate, a domicilio. E basta, siamo qua a domicilio e anche insomma in azienda, se per caso dovessimo fare anche un pranzo al lavoro, certo, no? Sì, potete venire a prendere da sporto, abbiamo qua sempre i tavoli, guarda, adesso ci sono i nostri due clienti. Bellissimo. Siamo qua. Eccoli qua pronti, sì. I nostri testimonial di oggi. E tra l'altro io ricordo che oggi il Brodo vi aspetta in Largo Sartorio a Trieste, Largo Sartorio numero 5. Con i nostri famosissimi polli arrosti, che stanno facendo il giro della città per la qualità, il sugo, la morbidezza. E basta, siamo ben lieti di aspettare. Siamo qua, vi aspettiamo ben lieti. Vi auguro un buon pranzo, che è l'ora giusta, sono l'una e mezza, penso che siete tutti quanti pronti per il pranzo. E tu ci hai tentato con il tuo panino, eh? Sì, eh? Sì. Adesso facciamo anche belle insalate, abbiamo la nostra Caesar salad, abbiamo la chicken salad con la coleslaw, il pomodoro, la polpa del nostro pollo. E abbiamo un nuovo menù che è arrivato, è uscito con le nostre nuove cose vegetariane anche, avete tutto il panino, tutta la lista nuova del veggie sandwich. Bene. Lo trovate qua o lo trovate, lo potete scaricare anche direttamente su odioilbrodo.com e avete tutto il menù aggiornato. Ma è fantastico, Andrea, ci hai tentato. Sì. E tra l'altro allora verremo a trovarti prestissimo. Intanto io ricordo che c'è il sito, come diceva Andrea, odioilbrodo.com, la pagina Facebook che io seguo sempre, dove trovate anche tutte le indicazioni per ordinare i vostri panini, oltre che andarlo a trovare. E ce n'è per tutti i gusti. Mi trovate anche, seguo parecchio anche Instagram,
e metto sempre storie, aggiornamenti su piatti nuovi e quant'altro. Anche Instagram. Va bene? Assolutamente. Sì. Grazie Andrea, okay. Ti auguriamo buon lavoro. Grazie. Ci ritroviamo grazie da oggi al buon pranzo. Ciao grazie. Andrea, grazie. Beh, dopo questo succulento panino, Maria intanto ci ha raggiunto in studio. Beh, insomma, sarà difficile continuare, vero? Eh sì, veramente. Poi io sono stata tentata veramente ovunque, perché tra il pesce, questa all'inizio puntata anche delle nostre amiche della Trattoria I Due Leoni, poi tutta la puntata veramente Barbara ci hai tentato con la bottega del crudo, i supermercati Bosco, ma anche le acque aromatizzate erano veramente interessantissime. E mi serviva proprio Acqua Dromia, ce l'avevo dietro, quindi mi ha aiutato. Però tutti i nostri ospiti sono stati veramente succulenti oggi. Acqua Dromia è sempre con noi, e invece è tempo di sentire che cosa ci racconta la nostra ormai piccola influencer Giorgia, che ha preparato una ricetta ma anche un video molto interessante per noi di Radio Chef. E quindi, oltre a salutarla, avere il piacere di vederla anche questo sabato, perché sarà in diretta con noi dalle Serre Berzotto, sentiamo che cosa ci ha proposto. Tutti là in studio, e buon giovedì Barbara, buon giovedì Maria e buon giovedì a tutti i radioascoltatori. Come state? Spero tutto bene. Oggi, come vedete, da me tira anche un po' di vento, non so la Trieste che tempo fa, ma sono sempre carica e pronta di energia per dirvi la mia gustosa ricetta. Oggi parliamo di un dolce inglese, ovvero, come dice il nome, della zuppa inglese fatta crostata con i savoiardi. Intanto vi propongo alcune curiosità, appunto, per farvi incuriosire ancora di più. È conosciuta in tutta Italia e in alcune regioni del centro Italia, e si possono trovare moltissime varianti. Come l'ho fatta io, ad esempio, esiste la versione a torta, cioè racchiusa in un guscio di pasta frolla, come se fosse appunto una crostata. E diciamo che le origini di questo dolce si collocano tra il XVI secolo e presso la corte dei duchi d'Este, e quale l'elaborazione di un dolce rinascimentale anglosassone, il trifle, se lo dico giusto, considerato un po' la madre di tutti i dolci. Infatti, normalmente le basi sono crema pasticcera, pan di Spagna e le bagne alcoliche. L'ipotesi sostiene che sia stato un diplomatico che ritornava da Londra a richiedere appunto questo trifle. E nei vari tentativi di questa ricetta, che è stata rielaborata, è uscito il nome zuppa inglese, così come oggi si dice anche in italiano. Perfetto, allora io vi direi di cominciare con la ricetta, e poi potete gustarla sia sentendola e sia provandola. Allora, per fare la crostata zuppa inglese con savoiardi ci vorranno 300 g di farina 00, 120 g di burro, un uovo medio, un tuorlo medio, 150 g di zucchero a velo, un cucchiaino di lievito per dolci, quanto basta di savoiardi, un pizzico di sale. Invece per la nostra crema pasticcera ci serviranno 500 ml di latte intero, una bacca di vaniglia, 4 tuorli medi, 160 g di zucchero, 70 g di farina 00, 20 g di cacao amaro. Invece per la bagna ci serviranno l'archemes, l'acqua e lo zucchero. Iniziamo, allora, prima di iniziare volevo dirvi anche che per i bambini, ad esempio come me, se non volete utilizzare l'archemes potete utilizzare solo acqua e zucchero oppure qualche succo. In una terrina mettete il burro freddo a piccoli pezzi, il sale e la farina. Unite anche il lievito e iniziate a sfregare con la punta delle dita per avere delle briciole. Unite quindi l'uovo sbattuto con lo zucchero e impastate il tutto. Quando il mix apparirà omogeneo, tipo un impasto, fate un panetto, avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo in frigo almeno 30 minuti. Nel frattempo preparate la crema pasticcera. Beh, questa la sapete ormai che ve la dico quasi in tutte le puntate. Iniziando a riscaldare il latte con la bacca di vaniglia, mescolate uova con zucchero e poi unite la farina. Versate sul composto il latte caldo e dopo aver mescolato rimettete sulla fiamma moderata e fate addensare ancora un po' la crema. Dividete la crema in due parti, una normale e una al cacao amaro, occhio per i più golosi, come dico io, al cioccolato. Immurrate e infarinate lo stampo, foderate con la pasta frolla, risalendo lungo i bordi della teglia, in modo tale che non esca fuori l'impasto. Versate sul fondo la crema pasticcera, poi mettete i savoiardi bagnati nel mix di alchemes, zucchero e acqua. Versate la crema al cioccolato e livellate. Ricoprite con la pasta frolla rimasta chiudendo bene i bordi. Infornate in forno preriscaldato a 180 gradi per 40-45 minuti. Poi naturalmente potete decorare a vostro piacimento. Io ho fatto una decorazione molto semplice con zucchero a velo e un fiore di ostra sopra.
Bene, io spero che anche oggi vi sia piaciuta la mia fantastica ricetta e io vi ricordo un appuntamento molto importante che spero che ci siate proprio tutti, radioascoltatori. Vi aspetto appunto alle Serre Berzotto, dove vi mostrerò alcune mie ricette, naturalmente una sorpresa, e dove ci saranno anche molti pasticceri e molti altri di voi. Io spero di vedervi tutti, mi raccomando. Un bacione a tutti quanti, ci vediamo il prossimo giovedì e anche sabato. Ciao! Ciao Giorgia, bravissima, insomma è anche gustosissima la sua ricetta. Noi siamo arrivati, insomma, quasi in chiusura. Maria, ricordiamo l'appuntamento di sabato ai nostri ascoltatori. Eh sì, ci saremo proprio... Eccoci, vai, vai, eccoci. Maria, vai, parla. Ci saremo proprio tutti questo sabato alle Serre Berzotto ad Aiello del Friuli per questo show cooking. Lo troverete dappertutto, ci troverete alle Serre Berzotto, ma potrete seguirci anche sulla nostra Radio.0 TV, su Facebook, su YouTube. Insomma, vi porteremo alla scoperta dei gusti del territorio con lo chef Elia Zappulla che avete sentito questa mattina. Poi ci sarà Claudia del Bed and Breakfast La di Cesar di Ioannis, a due passi proprio dalle Serre Berzotto, e poi ci sarà anche la nostra mini chef Giorgia e Stefano Cosma che ci presenterà anche i vini dell'azienda Il Tasso. Trovate tutte le informazioni poi anche sui nostri social, troverete sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra pagina Instagram, vi condivideremo tutti i contatti, poi naturalmente ci sentite in radio e ci vedete anche sui social. Esattamente, ricordiamo allora in chiusura del nostro appuntamento di oggi anche tutti gli appuntamenti con la luna. Siamo in fase di luna calante, ultimo quarto, e quindi che cosa fare in questi giorni? Beh, oggi ci possiamo dedicare a dei bagni aromatici, oppure anche ad esempio alla cura dei nostri piedi o alla riflessoterapia. Questo è un periodo ottimale, anche un momento giusto per chi ama fare yoga, ed infine perfetto per un massaggio profondo. Quindi prendiamoci cura di noi in questi primi giorni di giugno, mentre venerdì e sabato saranno giornate perfette per la cura del viso, ottime anche per l'amore, quindi per trascorrere dei bellissimi momenti in coppia, e infine giornate perfette per la depilazione, anche per questo si guarda il calendario lunare. Il fine settimana invece è dedicato al relax e potrete quindi dedicarvi alla fitoterapia, quindi non so, una cura con la vostra tisana o il vostro decotto preferito, quello più indicato per sentirvi meglio. Eh beh, sai dove trovano anche tutte le piante? Sabato con noi alle Serre Berzotto, naturalmente. Ovviamente. E quindi non mancate sabato dalle 16:30 alle Serre Berzotto ad Aiello del Friuli, dove oltre a seguire il nostro show cooking e ad assaggiare qualcosina, potrete anche scoprire tutto il vasto assortimento che, come dice il titolo di questo live di Radio Chef, vi porta dall'orto alla tavola. Ci saranno tanti ospiti e soprattutto potrete scoprire tutte le ultime novità tra fiori, orto e giardino. È tutto per Radio Chef, ringraziamo ovviamente Francesca Busolini nella parte marketing e anche per le riprese esterne, e alla regia Igor da Milano. Io e Maria vi aspettiamo sabato in diretta e con Radio Chef la settimana prossima. Continuate a scriverci a radiochef@radio.0.it. Ciao a tutti! Ciao a tutti!